che seppur criticato da più parti, insomma, dire, io stesso non ne sono assolutamente convinto, comunque lega la moratoria dei 30 mesi ad una corrispondente programmazione dei piani di governo del territorio comunale. Ecco, nei piani di governo del territorio comunale queste aree sono attualmente verdi e agricole, non c'è nulla di edificabile, nulla di commerciale, cioè questo scontro diretto e palese con la normativa regionale a noi fa dire che non è possibile, cioè non è lecito concedere questo tipo di tavolo per andare avanti sull'accordo di programma. Questo ovviamente è una nostra opinione, lo verificheremo eventualmente con pareri anche legali sul testo di legge approvato, ma la non corrispondenza tra il PGT e la nuova norma non dovrebbe rendere possibile l'apertura del tavolo dell'accordo di programma. La normativa dell'anno scorso sulle aree commerciali, sul quale questo progetto è vestito a meraviglia, 5.000 euro sono di competenza del comune, possono essere fatte eccetera eccetera, in realtà viene vestita su quel testo di legge ma non prende in considerazione l'area agricola strategica per gli svincoli. Ora, quando noi parliamo di un progetto di questa natura è difficile tenere slegato l'ampliamento edificatorio del centro commerciale con le opere necessarie per l'accessibilità a quel centro, no? Allora, se noi nell'unitarietà del progetto identifichiamo non solo i 32.000 metri di ampliamento ma quel terreno a 38.000 metri quadri agricolo sul quale verranno svolti ponti e rotonde per favorire l'accesso al centro, esce anche da quel tipo di normativa commerciale votata dal vostro consiglio, dalla giunta, non ricordo se era una delibera, lo scorso anno. Per cui ecco, volevamo sottolineare l'incongruenza anche legislativa con quanto ha approvato il consiglio regionale. E non solo, crediamo che compito dei commissari, dei consiglieri regionali sia dare un'interpretazione reale alla normativa di riferimento, per cui quella propria, per cui legiferate, quella regionale, ma che deve essere armonica e coerente anche col contesto nazionale, il contesto provinciale, il contesto comunale. Insomma, un po' tutte le leggi hanno le loro dimensioni, anche se voi avete la specificità del controllo regionale. A questo riguardo ricordo che il terreno dove dovranno venire tutti gli svincoli è un terreno vincolato ad agricolo strategico con anche dei vincoli di natura paesaggistica dal piano territoriale di coordinamento provinciale da moltissimi anni, confermato l'anno scorso nel 2013 all'unanimità del consiglio provinciale, cioè il PTCP non è passato all'unanimità nel consiglio provinciale, l'emendamento in questione sì, aveva messo tutti d'accordo. Nonostante ciò, i sindaci di Carugate e Cernusco, non so come dire, hanno sposato la causa, mettiamola così, anche in maniera, a noi pare di dire, incoerente con la loro storia precedente, le parole spese nei programmi elettorali, nei PGT approvati, e in qualche modo incoerente con una storia più generale dovuta anche ai centri-sinistra che governavano non solo il PD, quei due comuni. Ecco, noi crediamo che questi siano elementi che consentano a voi, al Consiglio regionale, di fare una valutazione anche di coerenza rispetto alla normativa che siete chiamati a rispettare ed applicare. Però vorremmo anche spendere una parola sulla questione lavoro, no? Perché diciamo è tra virgolette il ricatto facile, no? Non so come dire, a rischio di essere impopolari, no? Noi abbiamo tentato di mettere in fila quei dati e quegli studi che la letteratura ci offre, insomma quelli che ci sono, che sono per lo più stati svolti dalla CGA di Mestre, da alcune enti di ricerca di Confcommercio, a volte molto localizzati, l'ultimo un annetto fa sull'insediamento di Chia di Rescaldina, altri invece più di natura generale che hanno lavorato su dati del Ministero. Ecco, questi studi nella sintesi ci consegnano un panorama che anche qua ci sembra del tutto non roseo, mettiamola così, ci consegnano un panorama che dice nella sostanza, in estrema sintesi, che ad ogni posto nuovo di lavoro trovato nella grande distribuzione se ne sottraggono dai 3 ai 5 nella filiera del piccolo commercio e anche nella filiera della logistica. Ora, io non dico che questi studi siano il Vangelo e che molto spesso in qualche modo bisogna contestualizzarli,
Ma vendere 200 posti di lavoro e sobillare la gente, quando qualsiasi altro tipo di studio dice il contrario, ci sembra un modo di fare malinformazione. Abbiamo anche saputo, non so se poi dovrà intervenire anche il sindaco di Cernusco, magari ce lo confermerà, che successivamente a queste nostre, diciamo, rimostranze, presentazioni di dati che vanno in direzione opposta, sia stato anche affidato un incarico per fare uno studio sulle ricadute occupazionali di questo territorio. Ora, se è vero che l'hanno fatto, ci sembra un po' in ritardo, ci sembra una risposta arrivata fuori tempo massimo, e comunque vorrei vedere che tipo di risposte darà uno studio rispetto a un quesito dato dalla committenza. Grazie mille.